Si è svolta ieri sera a Polla, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, una serata in ricordo di Mimmo Beneventano, politico, medico e letterato che per le sue lotte a favore della legalità e della giustizia fu ammazzato dalla camorra nel 1980. Nato a Petina, Mimmo Beneventano ha vissuto tra l'altro a Teggiano e a Polla, dove vive ancora parte della sua famiglia. Ieri sera l'Associazione Ragazzi del Ponte, in collaborazione con il Comune, con la Fondazione Mimmo Beneventano e l'Associazione Paolo Masullo, ha inaugurato un'opera dedicata alla memoria del medico buono, un'installazione permanente in ferro realizzata dall'artista di Teggiano Arturo Iagnello. 7 pilastri che rappresentano i 7 colpi con i quali Mimmo Beneventano fu ucciso dalla camorra. A lui inoltre l'amministrazione, guidata da Massimo Loviso, ha intitolato il largo davanti alla biblioteca dove sorge l'opera. Tra i presenti il consigliere regionale Corrado Matera, che ha posto l'accento sull'importanza di ricordare un figlio della nostra terra che ha capito il valore della legalità e ha lottato con determinazione contro la criminalità organizzata e ha lanciato un appello all'Unione nel Vallo di Diano per difendere uniti e con forza il nostro territorio. Sulla stessa lunghezza d'onda il procuratore capo di Potenza Francesco Curcio, il quale ha affermato che è importante che tutti si impegnino nella lotta contro la criminalità organizzata, a cominciare dalle persone che devono avere il coraggio di essere cittadini e non sudditi. A concludere il convegno è stata la sorella di Mimmo Beneventano, Rosalba, con un ricordo del fratello, memoria collettiva per tutti coloro che hanno perso la vita per mano della camorra. Oggi si ricorda Mimmo Beneventano e sono d'accordo con lei che un'associazione di giovani, un'associazione molto attiva nel campo culturale, abbia messo in evidenza l'importanza di questo uomo, Mimmo Beneventano, fra l'altro figlio di questa terra. Ebbene, è stato sicuramente un segnale importante. Noi stiamo attraversando un momento difficile e allora avvicinare i giovani alla conoscenza della legalità, ricordando questi uomini, io penso che sia davvero importante. Io insisterò molto su un tema che mi sta molto a cuore, cioè il comportamento che devono avere i cittadini di fronte a questi fenomeni, perché il pericolo della camorra è sempre dietro l'angolo, anche a Polla, e quindi bisogna sempre stare in guardia, bisogna sapere come comportarsi, bisogna avere il coraggio di essere cittadini e non sudditi.